È tempo di nuovi volontari per la Croce Rossa Italiana, al via la formazione. Sì, inizia la formazione a gennaio, due corsi di formazione, uno per under 26 e uno per over 26, età minima 14 anni, si possono iscrivere tutte le persone, tutti i ragazzi che hanno voglia di fare un po' di volontariato e di dare aiuto alle persone che hanno necessità. Chi è il volontario della Croce Rossa? Il volontario della Croce Rossa è colui il quale dedica parte del suo tempo libero a favore di altri nelle attività che più gli possono piacere, che possono essere attività con i giovani, possono essere attività con gli anziani, possono essere attività di soccorso, possono essere attività di formazione. Tutto nasce da step formativi. Il primo step formativo è il corso per volontari, che dura 18 ore ed è una formazione base, non sul primo soccorso ma su cosa è il volontariato e su cosa è la Croce Rossa. Dopodiché il soggetto, il socio, decide quale deve essere il suo percorso formativo all'interno della Croce Rossa Italiana e può iniziare tutti i percorsi secondari e terziari per avere una formazione a 360 gradi. Quanti sono i volontari nel Nisseno? Ad oggi noi abbiamo soci attivi circa 300 che fanno svariate attività, appunto all'attività sociale, all'attività sanitaria, all'attività di semplici collaborazioni all'interno del nostro centralino o del nostro autoparco, però siccome è un'attività totalmente gratuita e non retribuita, ovviamente noi abbiamo sempre necessità di nuovi volontari, perché così si dà nuova linfa e anche nuova attività, nuove idee, nuova progettualità. A chi rivolgersi per diventare volontario? Tutto molto semplice, il sito www.cri.caltanissetta.it, sezione diventa volontario, un'iscrizione online, poi saranno contattati alla nostra segreteria del centro di formazione, alla dottoressa Russo, che darà orari e luoghi dove presentarsi.